E allora, buonasera a tutti, siamo qui stasera al centro di Catania, al locale Other Place, che avete sicuramente riconosciuto. E siamo io, l'amica Satomi, che vi presento, che saluta, e l'amico di Verona, Antonio Verona, Antonio di Padova, che stasera tra l'altro, inquadrami, fa il compleanno e quindi cogliamo l'occasione per fargli tanti auguri. Il motivo di questa nostra brevissima intervista, ecco, ci ha colpito una cosa: abbiamo Satomi che da un paio di giorni è a Catania. Satomi è giapponese, abita a Tokyo, da due giorni esattamente è a Catania, ha vissuto a Verona fino a poco tempo fa. E noi praticamente abbiamo notato, allora noi immaginiamo, allora, questi giapponesi, no? Che ti inventano tutto, gran lavoratori, intanto inventano tutte quelle apparecchiature elettroniche, Canon, la Sony e tutte, allora, bravissimi, ma che non arrivano alla creatività truffaldina del catanese. Perché l'altro giorno è successo un episodio che lascio raccontare direttamente a Satomi. Racconta Satomi questa cosa. Non so se riesco a parlare bene, ma tu spiega, provaci, cos'è che è accaduto, che ti ha colpito, che non... Allora, quando eravamo in macchina, lui ha guidato Antonio. Corrado. Ah sì, sì, sì. Eravamo messi al contrario, perché io guidavo. Suonava allarme. Quale allarme? Senza cintura. Ah, l'allarme della cintura. Così. Ma suonava forse per un minuto. Quanto a Antonio gli ha dato fastidio? Così. Lui ha messo la cintura. Ha messo cintura. L'ha messa. No. L'ha messo di dietro. Ho tirato la cintura e l'hai agganciata. E l'hai agganciata di dietro. Ho agganciato. Basta l'arma. Sì. Ha smesso l'allarme. E l'allarme ha smesso così. Però, ma veramente, prima di. Bello, una cosa che lo specchio è era già rotto. Questa è la brevità. No, ma ora tu devi dirmi una cosa, Satomi. Ci saresti mai arrivata a fare una cosa del genere tu? Mai, la prima volta nella tua vita. Per te, a te è sembrata una cosa dell'altro mondo. Non ci avresti mai pensato una cosa dell'altro mondo. No. Ma senza parola. Senza parole. Perché un'idea del genere di agganciare la cintura di dietro non ti verrebbe. Perché cintura ci serve? Per agganciarla davanti. Non per non fare suonare l'allarme. E abbiamo trasmesso Catania 1, Tokyo 0. A voi la linea.